Dopo la prima sconfitta in campionato, nell'ultimo turno contro la Jesina, le ragazze amaranto ritrovano il sorriso grazie alla vittoria per 3-0 contro l'Aprilia. Nell'ottava giornata di campionato di Serie C, le amaranto entrano infatti subito bene in campo e dopo soli 2 minuti sbloccano il match con la 10ª rete in campionato di Ceccarelli, che raccoglie di testa un cross al bacio della destra di Cirri. Le ospiti reagiscono subito e hanno una grande occasione con Padovan, che trova la deviazione di Valcimigli in corner su tiro ravvicinato. Le amaranto restano padrone del gioco e hanno una doppia occasione, prima con Gnisci e poi con Cirri. La prima frazione di gioco si chiude sull'1-0. Nella ripresa la neo entrata Lulli trova il raddoppio al 49esimo con un destro chirurgico che sbatte sul palo e finisce in rete dopo una discesa suntuosa di Zelli partita dalla propria area di rigore. Le ragazze di Mister Bonci continuano a creare occasioni su occasioni con Razzolini prima e Gnisci dopo. Al 67esimo arriva la terza rete amaranto con Orlandi, che tutta sola in aria si fa trovare pronta sull'assist di Lionessi. L'Arezzo resta al secondo posto in classifica dietro la capolista Bologna. Nel prossimo turno le ragazze amaranto sfideranno la Vissa Civitanova. Beh, un risultato che era chiaramente non facile portarlo a casa, perché comunque l'Aprilia è una squadra che arriva da molti risultati positivi, è una squadra ben allenata, è una squadra che ha battuto anche squadre di caratura importante come la Torres, e quindi sicuramente era una partita difficile. Siamo state brave, le ragazze sono state bravissime a sbloccarla subito, poi chiaramente avevamo l'occasione anche per chiuderla prima e invece ce l'abbiamo fatta nel secondo tempo e abbiamo cercato di gestirla fino all'ultimo. Abbiamo portato a casa questo 3-0 che per noi era importante, soprattutto per il morale, soprattutto per loro, perché si stanno impegnando tanto e era importante. La squadra si è ricompattata ed è tornata a grandi livelli. Sì, una buona prestazione, ce l'aspettavamo, una settimana di preparazione importante. Abbiamo visto grande applicazione nella settimana, quindi questa è un po' la risposta al buon lavoro che è stato fatto. Diciamo, sono contenta per il gol, sono andata in doppia cifra, ma soprattutto sono contenta per il risultato. Era importante tornare bene e lo abbiamo fatto. Sono molto contenta per la rete segnata, la prima in campionato, ma sono molto più contenta per la vittoria di gruppo, perché comunque veniamo da 2 settimane abbastanza toste per noi e da ora in poi non possiamo più permetterci di sbagliare, quindi adesso siamo contente per questa vittoria, ma teniamo subito testa per la prossima partita e dovremo giocare ogni partita come se fosse una finale, ora più che mai, e ci siamo resi conto di che passo siamo fatte e che possiamo veramente far male alle altre squadre in campionato.